ragazzi, bentornati con il collegio. L'attesissimo, siamo in una location diversa perché questa stagione la reacteremo da casa. Perché è più bello, raga, ce la guardiamo dal televisore, bellissimi sul divano e ce la godiamo con voi in tranquillità. Sono già pronto per incazzarmi perché so che mi incazzerò, che dici? Senti, possiamo non incazzarci per una volta. Bando alle ciance, raga, iniziamo subito perché sono bollente. Il collegio, per la prima volta, apre le porte al nuovo millennio. Ha cambiato narratore. Ma è sempre lo stesso narratore, Ali. No. È lui! Il mondo è sempre più interconnesso grazie a internet e ai cellulari. Oddio, ma gli anni 2000? Madonna mia, raga! Quei telefoni! Ma è il nostro anno! E con la globalizzazione, l'Italia incontra nuove culture. Sushi! Il sushi! Oddio, i primi sushi! È una novità, che sì, bello! Sì, sì. E Fiorello, con Stasera pago io, portano allegria e spensieratezza, come anche la musica. Top of the Pop! Sole, oddio, questo è quel programma che ti raccontavo una volta. Top of the Pops, me lo vedevo il sabato, raga, prima di andare a giocare a calcio. Ma non riesce comunque a togliere la voglia di guardare avanti. Eccoli, guarda che fieri come entrano. Che però non dimentica la rigidità del passato. Artistico e la rigidità, dai, del passato. Ma ha letteralmente tagliato mezzo centimetro. Aveva la mano vabbè. Così. La mano così aveva. Ad affiancare i vecchi professori. Barba scura! Stai scherzando? C'è Barba scura! Chi è Barba scura? E devo finire questa reaction da solo? Ci saranno anche degli ospiti speciali. Salve. Buongiorno. Ma c'è Gio Bastiani! Ma c'è Antonio Refice di Mare Fuori! Ma vai a cagare tu a Mare Fuori, c'è Gio Bastiani! Raga! I danni troveranno un Prato Fiorito, no! Il solitario! Solitario. No, raga, impazzisco male! Lo studente più meritevole si aggiudicherà una borsa di studio di un semestre negli Stati Uniti d'America. Wow! No, stiamo scherzando? Ma questo è ingiusto! Un semestre negli Stati Uniti d'America? Mancano solo loro, i primi futuri collegiali. Yay, arrivati! Non resta che accoglierli con un bel sorriso. Guardali quanto sono casati! Sono caldi i nostri sorveglianti! Non resta che accoglierli con un bel sorriso. Sì. Così, guarda. Un sorriso. Buongiorno, benvenuti. Sempre più grandi le valigie. Ibiza. Io Cava. Io Bassano. Bassano, sei tu? Bassano? Sì. Sei tu? Carmen, ciao. Raga, ma lei è una famosa. Lei è Carmen qualcosa, è Carmen Di Pietro. Sono la mamma di Carmelina. Questa è Carmen Di Pietro. Carmen Di Pietro, che t'ho detto io? Sembra un carcere proprio. Oh, ma questa è Alcatraz. Hai visto Alcatraz? Questo collegio è bello, però sta misurando a 4 muri. Le stanze teoricamente sono da 4 muri, a meno che non è tipo un sì, no, pentagono. No, infatti non può essere un triangolo, per esempio, quindi. E queste 4 mura hanno però tante porte. Ecco che vanno già. Ho già capito che soletti che non hanno la curiosità vanno già a esplorare senza che possano. Stia gentile, via, stia gentile, via. In che senso stia gentile? Stia gentile. Prima di venire a fare lezioni sull'educazione, sì. Impari lei ad essere educata. Raga, stavo pensando un'altra cosa. Praticamente siamo all'ottava edizione del collegio, quindi sono passati 8 anni dalla prima. E quelli che hanno tipo 13 anni avevano 5 anni quando è uscita la prima edizione del collegio. Guardi come lo faccio bene. Sei una pagliaccia, sei. Una pagliaccia sei, le ha detto la sorvegliante. Questo qua rischia di non entrare proprio. Venga con me, Rodolfo Valentino, venga. Ma non è stato lui a dire una pagliaccia? E tu l'hai sentito? Chi l'ha detto? Era un altro, uno alto. Ho aperto la porta di nascosto prima e mi ha scoperto. Figlio di ha aperto troppo. La porta di nascosto e mi ha scoperto. Faccio cazzo. Bravo, bravissimo. Io mi spezzo tutto se lo faccio. Ah, io hanno 15 anni e sono campione del mondo di karate. E anche di stile. Ma va a cagare, va. Sembra tirato. Raga, no, scusate, devo dirlo. Ma il background che hanno dietro lo usavamo noi per fare Per fare le cornici. Non è che odiosa la voce della sorveglianza. Comunque non ha detto niente, che si è presa dalla pagliaccia e non ha detto niente. Comunque il collegio è diverso, non è lo stesso, vero? Buh. Il corpo docente. Ah! Raga, c'è una giapponese. A
sono giapponese. Grande, lui è bravo, carnevale. Ma sono fan questi. Eh beh. Le Betos! Le Betos Sisters! Signori, è lui, il preside del collegio. Oh mio Dio. Vedi, è lei che c'ha la corona, guarda. E lei è una principessa. Eccolo, la mia vita. La mia vita. Signori collegiali, benvenuti. Ma che musica ha messo? Lo sbarco sulla luna. Il più meritevole riceverà un premio un semestre negli Stati Uniti. Tanta roba. Cioè, io già solo per quello impazzirei. Mamma mia. Su qualcuno di voi abbiamo qualche dubbio. Per carità. Ma in che senso? Dopo averli ammessi? No, vengono... è così, no, una bastardata però. Siete 23, ma i posti disponibili sono 20. Non ci e credo. E qui casca la... Allora, raga, quanto scommettete che passeranno comunque tutti i 23? Quanto scommettete poi faranno tipo, ah, va bene, ve l'abboniamo, però vi mettete un altro camice? Fidatevi. Per tre di voi l'ingresso in collegio si fermerà questa mattina. No, scommetto veramente. Oddio, lo vedo abbastanza serio il Pelix. Ora... procederò. Raga, cioè ve lo giuro, quello è Simone Berlini. Attribuzione delle divise per coloro che sono stati ammessi. Signorina Battaglia. Raga, ma vi rendete conto che dovremmo di nuovo imparare tutti i cognomi a memoria? Signorina Schiavi. Brava Schiavi! Bellina. Allora, raga, ve lo dico, in questo collegio dobbiamo dare dei soprannomi, eh? Vai. Assolutamente. La schiava. Signor Rocco Ryan Grey. Raga, se l'ha preso pure Rocco il grembiule, cioè devono prenderlo tutti. Guglielmo Grosso, venga qua. Fantastico. Grande Gugli. Si tifa per Guglielmo, ve lo assolutamente dico. Ve lo dico. L'ultima divisa è una divisa per la quale abbiamo dovuto discutere a lungo. Raga, è Dennis Dosio, per forza, raga. Signor Bertuzzi, venga qua. Dio, ma Dennis Dosio no. Scusami, Berlini. Io al collegio mi divertirò. L'ultima cosa che farò sarà studiare, rispettare le regole. Io sono un bullo. Ci vedremo a 30 anni quando sarai a spazzare le strade che non hai concluso niente nella tua vita, ecco. No, non lo puoi dire questo. Il Masseo lo dice. A me non me ne frega un cazzo. Piuttosto, vediamo dove nascondere il cibo. Perché deve nascondere il cibo? Cioè, si prende subito possesso del territorio. Che stronzate ste scene, veramente. Quello nascondeva le merendine dentro gli stivali. Che ma tanto poi ti devi ma tanto li devi togliere, dai. Le due commissioni hanno esaminato a fondo test e domande di ammissione. Non ha molto senso sta cosa, comunque, che devi... Li fai entrare, poi non si sa se entri, cioè che palle. Stupidaggine assoluta. Dai. Vostro figlio ha una visione, mi sembra, molto particolare. Particolarissimo. Oh, ma c'hai dei capelli perfetti sto ragazzo. Sì, è vero. Ma te lo giuro. E quale sarebbe il posto giusto? Un bosco. Ma che cazzo di risposta è? Ma cosa vuol dire? Per me il posto che è sempre giusto è un bosco. Quando sono nel bosco mi sento libero. Sono un attimo libero. No, lo chiamiamo l'uomo dei boschi, lui lo chiameremo. Di Giuseppe Garibaldi lei scrive che è un poeta. Dai, Giuseppe Garibaldi è anche un poeta, talmente è illustre nel mondo della storia. È poetico comunque. Ma cosa stai dicendo? È poetico, cioè tutti siamo poetici. Ah, vabbè, stai dicendo stronzate. Okay. Ognuno è poetico a se stesso. Io avevo risposto gli sportelli dell'armadio. Somebody hit the light. Che cosa sono le ande? Gli sportelli dell'armadio. Le ande, apri le ande, Antonio. Dobbiamo parlare delle ande. Eh beh, gli ha detto sua madre. Io a parte che non lo sapevo comunque che fossero delle catene montuose, quindi. Dove vive il panda? Dove stanno le bacche? Shaleboom, lui è Shaleboom. I ragazzi invece. Vai, fai la doccia. Tengo solo una mentale. Cioè, ma dai, ma si sono appena cambiati, si fanno la doccia con queste pistole. E mentre nei dormitori ci si diverte. Guarda il Playboy, ha già fatto colpo. Ha già fatto colpo. Siamo tanto legati. Sarebbe un'esperienza forte. Raga. Momento triste tra 3, 2, 1. Stanno per arrivare lacrimozze di Alice, qua ve lo dico. No. Senza... Ma che carina, raga, ma bellissima questa cosa, dai. Signor Parolin, l'ho convocato. No, Human Safari, raga, deve passare, troppo. Lei si definisce ingestibile. Perché è una cica mala. Ma a parte che tutti si sono definiti così, quindi non è che c'è una novità. Quali sono le regole che non segue? Ma no, me le do da sole le regole. Oh, brava, ma dillo proprio senza paura, cioè, ma vergognati. Hai intenzione di studiare
ha intenzione di cambiare. Ma sicuramente dirà di no, vero preside? Dai mamma, sto venendo Allora raga, cioè, la figlia di Carmen è già un posto assicurato. Per forza. Quindi la sfida è tra gli altri. Alla mattina bisogna svegliarsi presto. Madre mi sveglia con la campanella ogni mattina. Ma non cambia niente. Ma in che senso? Lei non vuole svegliarsi. Io prendo l'aglio e glielo metto in bocca. No raga, questa non sta bene. Questa non sta proprio bene. Io capisco che la figlia sia cresciuta un pochettino così problematica, anche se in realtà la figlia mi sembra molto normale. Le mie preoccupazioni calano. Questo collegio le sembrerà un paradiso. Ora chiamerò chi ha ottenuto un banco. Signor Parolini. Vai, human. Speriamo che tu non scappi anche dal collegio. Signorina Pagani. Oddio. Madonna, lei aveva un'ansia tremenda, cacchio. Signor Natale. Non sarà un bosco, però. Signorina Iannoni. No. Non avrei mai detto. Non ci credo. La figlia di Carmen è stata ammessa. Incredibile. Pazzesco. Incredibile. Signorina Ceccarelli. Lei non c'ha voglia di entrare. È annoiata. Ma no, perché vuole... c'ha i capelli lunghi. Ecco perché entra. Ah. Signorina Dammassa. È troppo bella per rimanere fuori questa. Dici? Ragazzina. Eh certo, devono fare dei nuovi volti perché poi diventeranno famose. Al preside non resta che assegnare l'ultima divisa. In che senso l'ultima divisa, raga? Io li voglio tutti quelli, mi stanno simpatici. Signor Galise, venga qua. Davvero? Te l'ho detto che Berlini. Berlini, entra, io ve l'ho detto. Tenevo un sacco, non ho tanto, tanto un sacco, non te lo so spiegare. Comunque veramente non sì. Ha senso portare i ragazzi lì e poi... è veramente sì. Crudele fare questa cosa. Olga l'anello al naso, mi dia delle pinze e lo tolgo. Allora, già la maleducazione delle ragazze mi sta irritando alquanto. Anche a me tantissimo, tantissimo. Cosa c'è lì dentro? Faccio vedere. Una mutanda. Una mutanda metallica? Una mutanda. Signorina Dammassa, non voglio più vedere quel rossetto, per cortesia. Ma perché, scusa, nel 2001 non esistevano i rossetti? No, vabbè, però a scuola non te lo metti il rossetto. Ma nel 2001 era già concesso. Voi sarete sì una classe unica, ma con due indirizzi sperimentali. Beh, come anche l'anno scorso era così. Voglio dichiarare aperto il corso di questo collegio. Vamos! Iniziamo, raga, si inizia. Ufficialmente iniziato. Cavolo, è iniziato il collegio 2001. Io ancora non ci credo. Figa. Qui dentro, ragazza. No, ragazzi, tanto no. Ancora non ci credo. Però devo dire una cosa. Io non voglio prendere in giro questo ragazzo perché devo dire che per ora è uno dei più educati. Sembra la Caritas, non per dire. Sembra la Caritas, hai sentito? La Caritas. Se il servizio è nuovo, le pietanze. Minestrone. Ma che palle. E nel 2001 c'era solo quello, erano proprio poveri. Cos'è? Buseca. Una trippalo di già. No. Fa schifo proprio. Fa schifo non si dice Rugib. Fa schifo non si dice Rugib, Marò. Ho mangiato 5 piatti di trippa. Scusa, in che senso 5? Cioè, diarrea stanotte. Raga, in che senso 5? Ti giraccio più con queste scarpe. Madonna Santa Benedetta di Manfredonia. Madonna Santa Benedetta di Manfredonia. E io vi lascio una sveglia. Prevedo disastri. Io giuro. Che cosa giuro, prevedi, scusa? Prevedo che non suonerà la sveglia. Prevedo che ci sarà qualche... Allora, raga, non suona la sveglia. Palese. Palese sì, al 100%. Io giuro che se non succede... Faccio una penitenza. Io non ce la farò mai a svegliarmi domani mattina. Domani mattina a mezzogiorno mi sveglio. Ma secondo me proprio non ti alzi a mezzogiorno, perché secondo me ti vengono a svegliare prima. Scommettiamo. Ma facciamo il gioco della bottiglia, no? Già ci prova lì il boscaiolo. Torni in mente. Ma così, raga, già no, però. Ma almeno, non so, il brivido, l'hype. La prima notte è molto fugosa, infatti fa abbastanza. Io ve l'ho detto che Simone Berlini già cuccava, raga. Ma di cosa parliamo? E quando suona la sveglia? Ma scusa, 8:00 a che ora devono essere a lezione? 8:30. Miracolo, i collegiali si alzano da soli. Incredibile. Io ho capito perché. Perché nel 2001 non è che la sorvegliante andava lì a svegliarli, cioè. Le signorine se la prendono con più calma. Ma che brave. Che carine, raga, ma che brave sono. Ma bravissime, veramente. Cioè, i ragazzi sono arrivati, le ragazze no. Ma follia. Ma le signorine sono in ritardo. Dove sono?
Mamma, quando si incazza la sorvegliante, raga. Preparate i gomiti perché andrete a pulire tutte le... Dici che faranno la punizione? La poesia? Piccolina, piccolina, sì. Dove va? Stiali! Sì, però, sorvegliante, per favore. Da domani saremo le vostre sveglie. Raga, raga, devo far vedere una cosa. Questo qui è dell'IKEA e noi ce l'abbiamo. Ce ma noi ci siamo svegliati, scusami. Però hai ragione, cioè... i maschi non dovrebbero avere la punizione. Storia pure di una vita. Noi maschi ci rimettiamo sempre per voi femmine. Io so Enzo il bidello. Enzo, vedi? Io so Enzo. Enzo. Io non mi ricordavo il nome, sai. Io dico Enzo e loro dicono Enzo. Vincete che me lo mette dietro. Fa ridere che tutti vogliono mettersi dietro, nessuno avanti. Poi qualcuno dovrà andare davanti comunque, esatto. Cioè. Quella è la sorella della Petolicchio, che la Petolicchio fake. Ma in che senso la Petolicchio fake? L'avevo guarda che anche nell'altro collegio a Petolicchio fake. Ho capito, però nella carta d'identità si chiama Petolicchio pure lei, non è che si chiama Petolicchio fake. Lo so. Sono Anna Maria Petolicchio e sarò. Oh, sono deluse perché volevano l'altra. Eh sì. Volevano the original. Cosa sta masticando? Una gomma. Non si può masticare. Ma comunque raga, la gomma che non si può masticare veramente neanche oggi. Vada un attimo fuori a buttare la gomma. Non ho voglia di fare sempre questi dai, stessi discorsi. Dai, che se ne butto qua. No. No. Ecco, questa è una grandissima maleducazione. Che maleducata, madonna. Cioè, io se fossi suo padre e se dovessi guardare questa puntata, mi vergognerei con me stesso, sì, per aver fallito come genitore. No, ma in realtà non è colpa di suo padre. Se lui fa così è per farsi vedere. No. Ma no! Suocerotti ai piedi mi fanno male le scarpe. Vuoi andare? Poverina, c'avevi tagliati. Come avete bagnato il libro? Chi è che ha uno spruzzino? Chi è che ha? Riportato a fatica l'ordine in classe, la professoressa può finalmente... E questo non dovrebbe farlo Enzo. Piso, che al contrario si dice Asi, quindi... Ma che cazzo... Vabbè. Signor Preside... Seduti. Aia, ecco Enzo. Ecco Enzo. Vorrei sapere chi ha sputato questa gomma fuori. Raga, come godo se diventano 19 collegiali. La massa si è presentata in ciabatte. Brava. Oh, brava. Oh, brava. Chi ha la pistola? Ce l'ho io. Me l'hanno passata e l'ho nascosta in tasca. Però cioè... Questo già mi ha rotto le palle. Cioè, poi che cazzo, ma se io vengo a casa tua e ti butto le gomme per terra, ma porca di quella cosa di madre. Sta disturbando la lezione. A fronte dal muro. Perché? In Cina si fa così. Ma qua siamo in Italia, amica mia. Testa al muro in Biali. Chissà, nel 1800. Ma lui calabrese, quello che c'è? Che siamo nel 1800. Ho interrotto il mio tè pomeridiano, ma le sembra il caso? Ha interrotto il tè pomeridiano il signor Felix. Mi dica. Secondo me è una cattiva, cioè, vabbè, sto qua perché... No, che carino. Cari collegiali, voi non lo sapete, ma in realtà ci sarà un ospite a sorpresa. Allora, da quello che ho capito, ci sarà un ospite speciale. E quando si spengono le luci, c'è chi per imparare meglio la parte. Vai, vai. Oh, ti prego, provaci con lei, che lei c'ha la madre famosa. Ci conosciamo da poco e lui subito prova a baciarmi tutto. Ma così, raga? E lei, ma comunque lei non si sposta neanche, Lui si pensa che è subito ta, invece io non sono così. Ma cosa, no? Non ti sei spostata? Però, vabbè, lo vedremo nei prossimi giorni. Prevedibili. Buongiorno! Pensavo peggio, vabbè. Beh, oddio. Pensavo musicazza. Ho detto sveglia! Loro sono state proprio lente, si erano alzate, ma hanno fatto le cose lentamente. Io sono il professor Maggi, il vostro insegnante di italiano. Madonna, Maggi sempre un figo. Ma che cacchio c'ha all'occhio? Raga, al calazzo, poverino! Buongiorno. Come sta? Bene. Signora Refice. Che bravo che è sto ragazzo. Sembra uno dei miei collegiali. Poi dopo io gli chiedo chi era Garibaldi e lì esce. Vedi che la fa anche lui la parte di non sapere chi è Garibaldi. Sentiamo qualche altro tema. Grosso, prego. Oh, c'è il tuo preferito, amore mio. Legga quello che ha scritto. Non può essere. Che cos'è il coraggio? Quando fai qualcosa di buono. Che bella frase, cavolo. Coraggio quando fai qualcosa di buono. Perché che bella frase, scusa? Sì, più che altro qualcosa di buono, non qualcosa di cattivo, non c'è.
Quello non è coraggio. Tra poco i ragazzi conosceranno chi farà parte della commissione speciale. No, io sono proprio curiosa di vedere le loro facce quando vedranno... scoprono Jenny Savastano. Non è Jenny Savastano. Ho sbagliato serie. No. Oddio. Lì c'è il siciliano che fa ci sta o mare fuori, l'amore è mio, è venuto perché io ho sempre guardato mare fuori. Vabbè, non solo tu, tutta Italia ha guardato mare fuori. Ma parla per te. Ti capita a volte di dimenticarti una battuta? Ma sì, ma senti anche che domanda. Ti capita di dimenticare una battuta? Subito Guglielmo. Oh, non faccio niente. Che carino, ho preso Guglielmo. Azione. Cosa fanno? Ti fidi di me? E vedi, quello è il Titanic, quella è la punta. Ciao Jack, mi hanno detto che forse ti avrei trovato. Shhh, dammi una mano. Dica, premio Oscar. Senti il mare, eh? La leggendaria spada Z. Vabbè, questa è porno, questa roba. Cioè. Ciao Jack, mi hanno detto che forse ti avrei trovato. Dammi la mano. Qua sono bravi, eh? Adesso chiudi gli occhi. Oddio, il boscaiolo è bravissimo. Comunque anche lei è brava. Ora aggrappati alla ringhiera. Sto emozionando, te lo giuro. Ma è bravo forte. Dove vuole che la porti, signorina? Su una stella. Questo per il copyright, perché ci hanno già bloccato il video. Ti sei commossa. Veramente, bravissima, veramente. Secondo me il professore potrebbe anche darmi una bella parte. Allora, lei è anche brava. È bravo lui, c'è paragone. Perché sai, io in lei ho percepito un po' di insicurezza. Imbarazzo. Un po' di imbarazzo, brava. I collegiali possono svagarsi. Il loro interesse è conoscersi. Questo è bacio palese. Wow, sta andando bene. Secondo me stanno facendo qualcosa. Telagrit. Sono baciati? Ma certo che sono baciati. È arrivato il momento della temutissima interrogazione di geografia. Ma aspetta, che è successo? Ma non si tratterà di una semplice interrogazione. È successo che devono fare un'interrogazione di storia e geografia, da quello che ho capito. Ogni settimana ci saranno delle gare didattiche. Queste gare didattiche servono tantissimo perché tengono l'hype del premio bello alto. Faccio una bella mescolata. Si tratta del Burundi. Sarà Sudafrica? È sbagliato. Ma anche io avrei detto Sudafrica. Uruguay. Sud America. Comunque devi avere culo a pescare il bigliettino giusto. Il Burundi è difficile. Vabbè, il Burundi è vero che è in Sudafrica, però secondo me. Prego. Cos'è successo alla scarpa? C'è un gallo. C'è un gallo? C'è un gallo, capito? Il gruppo vincitore, che ha indovinato 4 su 5. Il gruppo A. È il gruppo numero 2. Dai, raga! Dove c'è Human Safari? È arrivato il momento del primo discorso di fine settimana. Oh. Il migliore tra i ragazzi è... Vai! Raga, allora, il migliore, se non lo danno al boscaiolo, mi arrabbio. Signor Natale. L'ho detto! Facile! Bravissimo. Vamos! E questo qui rischiava pure di non entrare. Sì. La migliore tra le ragazze è stata invece la signorina Schiavi. Però lo sai che lei è anche nei provini. Ah, lei è quella che si era ripassata alle capitali prima di entrare. In macchina, è lei. In macchina, sì. E ci sono i peggiori. Signor Grosso, si alzi. No. Lo sapevo, raga, lo volevo dire. Per il tema. Se signorina Dammassa si alzi in piedi, no. Eccola. Grazie. Plot twist, attenzione, raga. Potete girare la lavagna e vedere i vostri voti di merito. Oh, ma dare. 4,5 grosso, raga. Io sono arrabbiato. Perché mi hanno messo decimo. Non è che ti hanno messo decimo. È che tu sei arrivato decimo. Ci sono alcune cose da segnalare. Vedete questi giovanotti? Che succede? Via i ciuffi. Sono i parrucchieri, mi sa. Vai. Si tratta di giovani parrucchieri. C'è una troupe addirittura. Tagliare senza pietà. Non vi fate commuovere. Bene, ragazzi. Raga, io non posso fare dei movimenti bruschi perché c'ho la gatta. Non so se si vede, secondo te. Vai a vedere se si vede. È certo che si vede. Mi sta dormendo qua. Io ho le gambe che non le sento più. Sinceramente pensavo che durasse di più la punta.
puntata è durata poco, non c'è stato un momento, non ci sono stati momenti entusiasmanti. Spero nella seconda, con il taglio dei capelli, io so che mi incasserò già. Vi ricordiamo che in questo momento è uscita una puntata di Minecraft. Stiamo facendo la serie sul terzo canale, questa dovrebbe essere tipo la puntata 19, tipo, vabbè, non lo so, quello che è. Iscrivetevi al canale, raga, lasciate un botto di commenti. Voi non lo sapete, ma per noi sono le 2:30 del mattino. Esatto, perché il collegio è una serie che voi amate tantissimo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Pelato, sono pelato. Ciao ragazzi. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai, che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Più giornate la coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta dai eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore, ah.